Sermoneta, racchiuso in pochi metri quadrati, è un piccolo paese ma con un gran castello, il Castello Caetani. Peccato che tra un tetto e l'altro il passaggio non era molto agevole. L'incontro tra amici. Nero! Oh! Ciao, come stai? Bene, carissimo. Tempo che non ci vediamo, eh? E tu come stai? Dai, andiamo a mangiare, che tanto sufficio. Così si salutano gli amici. Grazie per gli applausi, basta così, gli autografi li faccio fuori. Bene, allora, per l'esperimento di oggi è una magia incredibile. Mi serve la collaborazione gentilissima di uno di voi del pubblico. Per esempio, lei. Io? Sì, lei, venga su. Venga sul palco, non si preoccupi. Allora, lei mi deve dare un pugno con tutte le sue forze qui, proprio qui. Non si preoccupi, non mi fa male, poi c'ho anche l'assicurazione. Sì. Tutto, non sentirò niente io. Aspetta un attimo che... Vada. Non si preoccupi, vada. Non si preoccupi. Ti sei fatto male, bisogna andare anch'io. Madonna, ma come sta? 3 mesi in coma, ancora in questo stato. Ma è tutta colpa mia. Sono stato io che l'ho colpito. Ehi, guarda, si muove. Com'è possibile? Ma è un miracolo. Guarda. Ci ha preso in giro. No, che maledetto. Fate ragazzi? Maledetto. Scherzavo. Che allungate le mani. Ti ho detto che dopo non vi entro più guanti. No. Ma non c'è pericolo? Cioè... Insomma, pericolo non c'è, però dicono che ci stanno i fantasmi. Che sono quello del touring, infatti. Magnifico, è quello che stavamo cercando. Ma certo, fantasmi. Fantasmi? Fantasmi? Sarà che ci stanno quando i fantasmi. È quello che cercavamo, signora. Grazie. Fantasmi, qua.
by the next is back. It'll wipe you on your back. Come on and let me go home. Non so perché, ma questa stella mi dà una strana sensazione. Ma se ricordo bene, ho sentito anch'io strane storie su questa stella. Ma non fammi ridere. Leggi troppi libri. Non ti ha svezzato tua mamma. Io, fossi in voi, non ci scherzerei così tanto. Del caro, non mi direi mica che credi a proprio i fantasmi. Senti, mi hai rotto le scatole con questa tua storia. Se paura, tornate a casa, capito? Ehi, amico, se la metti così, le nostre strade si separano. Enzo, andiamo. E loro se ne vadano per i fatti loro. Buona fortuna. Che posto orribile! Dove va? Guarda cosa ho trovato! Mio Dio! Un libro! Quasi di morte! Senti questa! Quibus maulandis et mortem inferi! In questa barra. Che orribile questo posto. Chissà cosa c'è qui. Che è stato? Qui c'è qualcosa che non mi informa. Torniamo indietro. Fantasma! Schiaffia, non so che da fare. Allora spiegate come vanno. Vieni con noi, ti spieghiamo tutto. Paura? Vedi, ho creduto per un momento che questo libro contenesse delle formule magiche. E prima ne ho letto una a caso e quella porta si è aperta. Senti, ma sei stato tu ad aprire la porta per la prima? Cosa stai dicendo? Sono appena arrivato io. Senti Vittorio, io ho paura, qua è tutto buio, torniamo. Non fare il codardo, torniamo indietro. Ma quanto è lungo questo cunicolo? Non lo so. Là in fondo mi sembra che stia per finire. Andiamo avanti. Ma perché aumenti il passo? Mi sembra di aver sentito delle voci. E adesso da che parte andiamo? Vogliamo a destra.
Hai visto? Mi guarda, sono un letto. Chissà che ci abitano qua. Ovviamente un letto. Guardiamo qua dentro. Tutto vuoto. Sempre abbandonato da molto tempo. Cos'è stato? Il rumore veniva da questa porta. Sento che stai provando a entrare. Ma è chiusa?